ritrovati, ci siamo lasciati prima della pausa estiva, dandoci appuntamento appunto a questa tappa di oggi. Oggi è un momento importante perché parleremo ancora una volta di ripresa del Made in Italy, di resilienza del Made in Italy e lo faremo con un occhio anche al digitale, quindi non soltanto in termini di recupero dell'export italiano e di quelle che sono le quote di mercato che abbiamo perso nei mesi trascorsi, ma anche di export digitale. Lo facciamo con due ospiti che vi presento e che sono molto contenta di introdurvi, Alessandro Terzulli, Chief Economist SACE, un volto che molti di voi sicuramente conoscono già. Con Alessandro faremo un po' una navigazione a 360 gradi su quelle che sono appunto i mercati e le geografie che ci fanno ben sperare in un recupero del nostro Made in Italy, e la professoressa Taioli del Politecnico di Milano e dell'Osservatorio Export del Polimi. Buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio Lucia, grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo webinar. Oggi è un appuntamento che, come dicevo, fa parte di un ciclo di incontri che ormai abbiamo quasi come appunto una tappa fissa nel nostro calendario, nel calendario SACE, e sono tutti legati al concetto appunto del ripartire, del ripartire in sicurezza. Prima di iniziare, quindi prima di introdurre il primo topic che andremo a trattare, come facciamo anche e come abbiamo fatto negli incontri precedenti, cerchiamo di capire qualcosa in più su quella che è anche il profilo, su quella che è l'aula che abbiamo oggi in real time. Quindi vi chiediamo, come ogni volta, chi ci ha seguiti anche negli altri incontri, sa che questa sarve è molto breve, la commenteremo in tempo reale con i nostri relatori. Quindi vi chiediamo la prima domanda di dirci qual è la percentuale di export sul vostro fatturato totale. Quindi dacci semplicemente un'indicazione, così per capire quanto export facciamo già. La seconda domanda riguarda invece quelli che sono i settori, ma anche quindi le filiere produttive alle quali appartiene la vostra azienda. Quindi se si tratta di beni di investimento, se si tratta di beni intermedi, beni di consumo. E questo spaccato ci servirà poi anche per fare un approfondimento sui settori quando parleremo di ripresa e di ripartenza del Made in Italy. Passo alla terza, così non prendiamo troppo tempo. Oltre ad attività di export, la tua azienda fa anche di investimenti diretti all'estero, quindi qui dateci un sì o un no, una risposta ancora più immediata delle altre, quindi se oltre a fare export, la vostra azienda fa anche investimenti diretti all'estero. L'ultima domanda non poteva mancare, in realtà è anche un modo per introdurre l'intervento poi del dottor Terzulli e della professoressa Taioli: quanto l'emergenza Covid ha influito sulla vostra strategia di export, quindi non soltanto su quella che è l'ecosistema della vostra azienda in termini di strategie di posizionamento sul mercato nazionale, ma nello specifico sulla vostra strategia di export. Quindi se l'azienda si è fermata e quindi le operazioni all'estero sono state ferme in questi mesi di emergenza Covid, oppure se siete riusciti a continuare ad esportare sfruttando relazioni con i vostri clienti più stabili, oppure la terza opzione, se c'è stata un'effettiva perdita delle quote di mercato e se attualmente siete alla ricerca di nuove geografie. L'ultima
l'ultimo punto è se state ancora se state invece cercando di orientarvi adesso e quindi di capire qual è l'obiettivo da perseguire nei prossimi mesi. Allora, io vi ringrazio perché vedo che ci sono arrivate molte, molte risposte, le stanno aggregando in regia e quindi nel passare la parola anche per un saluto veloce al dottor Terzulli, Alessandro e poi alla professoressa Taioli, chiedo intanto di mandare i risultati in real time e introduco un po' l'intervento di Alessandro chiedendogli di raccontarci un po' anche alla luce di quelle che sono i dati proprio. Oggi l'Istat, giusto Alessandro, ha pubblicato i dati relativi ai primi 6 mesi dell'export aggiornati a luglio 2020. Quindi forse oggi è veramente una giornata nella quale possiamo fare un po' il punto e capire dove siamo. Intanto la regia ci ha anche mandato i risultati della survey che possiamo commentare con Alessandro e con Lucia in tempo reale. A te la parola, Alessandro, se vuoi aiutarci a leggere i risultati. Quindi parliamo di un'aula composta da aziende che in realtà hanno una percentuale di export che varia da una percentuale bassa a una percentuale più alta, quindi è un'aula interessante perché abbiamo diverse aziende che hanno un diverso approccio, anche più strutturato o meno strutturato all'export. Anche distribuite tra i beni di investimento e i beni intermedi con una percentuale un po' più bassa sui beni di consumo e oltre all'attività di export anche aziende che soltanto in minima parte fanno investimenti diretti all'estero, quindi soltanto il 27% di chi ha risposto alla survey. Ultima domanda che era interessante anche per noi per settare un po' la scena è come ha influito l'emergenza Covid. Abbiamo continuato ad esportare, questo è un dato che mi piace e che sono contenta di leggere perché il 54% è riuscito comunque a portare avanti le operazioni che portava avanti prima, quindi nella fase pre-Covid e quindi anche questo è un segno di resilienza del Made in Italy. Solo due commenti su questi dati che sono interessanti di risposta da parte delle imprese. Intanto trovo molto interessante vedere che in buona misura le imprese collegate rappresentano l'export italiano che è molto centrato su beni di investimento, sulla meccanica, quindi è interessante vedere come casualmente abbiamo comunque collegato una serie di imprese rappresentative. Anche sul dato delle esportazioni, abbiamo, come sappiamo, in Italia tanti esportatori, una grande quota delle imprese esporta e quindi qui ovviamente si sono autoselezionate le imprese che sono più interessate ad esportare, però è interessante, mentre è un po' sottorappresentato il gruppo di imprese che esportano beni di consumo, il cosiddetto Made in Italy. E su questo mi veniva naturale fare un commento, ovvero che forse questi proprio quelli che sono i nostri tradizionali settori di esportazione sono quelli che hanno oramai imparato a cavarsela, diciamo, in qualche modo, quindi magari sentono anche forse un po' meno il bisogno a volte di questi webinars, mentre altri settori che si hanno meno in mente come quelli portanti del nostro export hanno forse un po' più di incertezze. L'altra cosa che trovavo molto interessante è la risposta alla quarta domanda, come tu stessa hai sottolineato, ancora una volta sembra che le imprese italiane vengano molto salvate dall'export e dai mercati internazionali. Sappiamo che è crollata la produzione e la domanda in Italia, però per chi è diversificare i propri mercati, evidentemente le cose probabilmente sono andate un po' meglio e quindi questo conferma l'importanza anche in una fase di crisi come quella che è stato fino ad ora il 2020 di
mercati aperti e gli scambi internazionali tra paesi aperti, perché effettivamente avere un portafoglio di mercati diversificato sembra molto importante. Corretto, correttissimo. È una probabilmente delle note dolenti anche del nostro made in Italy, no? Del nostro export, la propensione purtroppo di molte aziende che si sono scoperte deboli in questa fase proprio perché monomercato, quindi troppo dipendenti da una geografia rispetto a un'altra. Quindi una delle lezioni che ci ha dato purtroppo a spese di molte piccole e medie imprese, in particolare questa emergenza Covid, è quella di non dipendere eccessivamente da un mercato, ma riuscire a diversificare anche la propria strategia, di export. L'Istat oggi ha pubblicato dei dati che in parte sono anche incoraggianti, quindi la prima domanda che forse mi viene da dirti è, siamo in base anche a quelle che sono le stime che hai presentato qualche giorno fa con il rapporto export di SACE, possiamo pensare che il lieve miglioramento previsto per l'ultima parte dell'anno, ma anche per il 2021 sia reale e che sia in realtà motivo per essere relativamente in maniera prudente e Sì, ottimista. hai toccato un tema, insomma, importante, quello della coerenza. Noi riteniamo che il quadro di oggi ci continui a confermare una coerenza del nostro, insomma, quadro previsivo con i dati, ovviamente, mano a mano che già ci arrivano. Come dicevi tu, oggi l'Istat ovviamente è aggiornato con il dato di luglio, quindi il dato dei primi 7 mesi dell'anno. Vorrei prendere proprio spunto da questo per collegarci un po' a quelle che sono le considerazioni, previsioni, in pillole anche con qualche dato disaggregato che emergono dal nostro rapporto di previsione sulle esportazioni italiane che abbiamo presentato lo scorso. Cosa ci ha detto oggi l'Istat? Ma l'Istat fondamentalmente per quanto riguarda luglio ci ha continuato a dire, beh, ci ha detto innanzitutto un messaggio importante, che luglio ha rappresentato insomma un mese importante in termini di ripresa, cioè il dato congiunturale dell'export. Sia luglio verso giugno è una crescita buona, direi, anzi più che buona, con una crescita che tiene conto sia della domanda dei mercati UE che extra UE superiore al 7%. È chiaro che però quando guardiamo a questi dati è molto importante anche il confronto tendenziale, ossia con gli stessi mesi dell'anno. Lì abbiamo ancora un negativo, abbiamo ancora un negativo ovviamente che è intorno al meno 7%, però in questo negativo ci leggiamo positivamente. Vedete sempre che il mese scorso, ancora a giugno, viaggiavamo su meno 14. Quindi ora, per non darvi troppi numeri, noi passiamo da una realtà che è quella dei primi 6 mesi dell'anno, in cui l'export totale di beni italiani espresso in valore si riduceva del meno 15,3% rispetto ai primi 6 mesi del 2019, nei primi 7 mesi passiamo da un meno 15,3 a un meno 14. È andato ancora pesante, ma è chiaro, ovviamente stiamo scontando in questi dati gli effetti di uno shock pandemico, insomma, che è tutt'altro che banale. Però, come dicevi tu, Mariangela, noi siamo abbastanza fiduciosi, insomma, che con il passare dei mesi, man mano che l'Istat ci darà dei dati, ovviamente si possa vedere un buon rimbalzo, una buona ripresa nel terzo trimestre, trainata da una componente di rimbalzo statistico. Questa possa proseguire nel quarto trimestre e ci possa quindi portare con il piede giusto all'inizio del 2020. Cosa vuol dire questo per esprimerlo in numeri? Noi infatti per il 2020 prevediamo che l'export italiano di beni chiuderà l'anno con un meno 11,3%. Questo meno 14 che vi dicevo che vediamo nei primi 7 mesi dell'anno lo riteniamo assolutamente corretto. Certo, meno 11,3 insomma non è un dato su cui stare tranquilli. Però se vi posso dire come la vedo io, insomma, per come la pandemia si è messa, se dovessimo chiudere l'anno a meno 11,3, insomma, staremmo a un tasso che è quasi, non proprio, la metà di quello sperimentato con la contrazione del 2009, insomma, quando ovviamente lì avevamo uno shock di natura diversa, uno shock di natura finanziaria, alla crisi finanziaria globale. Quello che però mi preme sottolineare è che la natura, diciamo, di questo shock pandemico forte, intenso, serio, che crea quindi un impatto, anche se chiudiamo a meno 11,3 nel 2020, che si sente, diciamo, questo shock è diverso da quello che abbiamo sperimentato in passato.
E diciamo, seppure con una certa cautela, mi sento di dire che è una natura più temporanea, no? E quindi se è vero che vediamo questa ripresa nella seconda parte dell'anno che non ci compenserà quanto perso soprattutto nella prima parte dell'anno, ma in modo particolare nel secondo trimestre dell'anno, l'impostazione per il 2021 è molto. Vedete, quando parliamo di beni, appunto, come mostriamo in questo nostro grafico di previsione, dal meno 11,3 del 2020 ne prevediamo più 9,3 del 2021. Questo è un dato, insomma, da non trascurare, un dato da non trascurare perché noi ci ritroveremo al 2021 con un export che fondamentalmente non avrà ancora recuperato pienamente i livelli del 2019, ma ci sarà vicino, sarà sostanzialmente a un 97% di quello che aveva. Non male se consideriamo quello che è successo quest'anno, non male se consideriamo che poi nel 2022 e 2023, in media d'anno, senza citare tutti i numeri puntualmente, ci dovremmo attestare, sempre secondo le nostre previsioni e secondo quello che è uno scenario base che riteniamo avere la maggiore probabilità di accadimento, su un tasso di crescita in più. Che storicamente è un tasso di crescita buono che dovrebbe consentire fondamentalmente solo una prosecuzione della ripresa, ma anche un recupero anche in quei settori che diverso è il discorso dei servizi, qui vediamo un po' l'opposto rispetto a quello che avevamo visto nel 2009, dove i più colpiti erano stati i beni. Questa crisi, sappiamo, per sua natura colpisce di più ovviamente i servizi, in particolare il turismo. Ovviamente i visitatori stranieri che vengono in Italia contribuiscono al nostro record di servizi con un lockdown che è stato molto stringente, che però ancora oggi in parte ovviamente sta avendo un forte effetto negativo sul turismo. Però di nuovo vedete anche qui si conferma insomma un impatto profondo, però addirittura insomma la ripresa, una forte componente di rimbalzo nel 2021 potrebbe essere altrettanto forte, addirittura con un più 26%. Ovviamente a beneficio del tempo io passerei alla slide successiva dove cerchiamo di dare a chi ci ascolta delle coordinate, prima di carattere settoriale e se vogliamo insomma con la slide successiva, se volete con la slide successiva possiamo anche un po' fare un commento. Il questionario, giustamente diceva Mariangela, avevamo una buona rappresentatività sui raggruppamenti, ma come hai ben osservato tu, ovviamente minore nei settori di consumo e molto più elevata nei beni investiti. Non sbaglio, insomma, il numero delle imprese nel settore degli investimenti è un 57%, questo è sicuramente un settore che conta per le nostre esportazioni, la meccanica strumentale che è uno dei settori che vi fanno parte, il principale settore di esportazione, però ecco, mi sento di dire che abbiamo sopra rappresentato qui i beni di investimento. Ecco, vedete, fondamentalmente i beni di investimento non sono il raggruppamento che perde di più nell'economia di quell'11,3% per il 2020, perché saranno i beni intermedi. Dire di più il tutto con meno 13,7% e fondamentalmente con i beni di investimento che si allineano alla media fanno il con un meno 10,8%. E peggio invece andrà sui beni di consumo leggermente peggio con meno 11,5%. La differenza però notevole che apprezziamo e si vede chiaramente quando vediamo questo grafico, vedete che noi insomma nella divisione settoriale del nostro rapporto export abbiamo l'agroalimentare separato quindi. Ed emerge chiaramente, insomma, semmai ci fossero dei dubbi su questo, è un dato sorprendente, la maggiore tenuta dell'agroalimentare, soprattutto per la componente ovviamente di trasformazione alimentari e bevande, meno per i prodotti agricoli, però tutte e due stanno tenendo. Questo ce lo confermano anche i dati dei primi 7 mesi, per cui il negativo a fine anno sarà minore e con la ripresa che vedremo soprattutto nel 2021, in questo settore noi avremo, che a fine del 2021 non solo avremo recuperato, consentitemi di passare in termini un po' spuri, di aver recuperato tutto ciò che si è perso, ma anche diciamo di essere diverso invece è il discorso per gli altri comparti. Vedete, avremo una ripresa vigorosa senz'altro per i beni di investimento, ma di nuovo che non ci porterà un pieno recupero nel 2021 e con una differenza sui settori, che cercherò di andare a toccare, molto forte sarà la ripresa sui beni intermedi, diciamo un po' più fiacca invece quella sui beni. Non abbiamo modo di toccare in modo molto estensivo tutti i settori, però. No, infatti Alessandro, ti chiederei magari un passaggio che è sicuramente rilevante, è sicuramente importante per chi ci ascolta anche sulle geografie, chiaramente immagino che ne parlerai fra un attimo, esatto, anche perché ci stanno arrivando anche delle domande in chat e quindi sono sicura che coprirai alcune di queste domande con
con quello che ci racconterai adesso sulle Mi preme solo geografie. sottolineare in conclusione di questa slide che quindi i settori a ripresa più rapida, anzi nei quali forse già stiamo osservando una ripresa forte, oltre a quello dell'agroalimentare, sono quelli della farmaceutica, che noi qui abbiamo all'interno dei beni intermedi della chimica, ma anche la chimica stessa, al netto della farmaceutica, dovrebbe fare un pochino meglio grazie ai prodotti della detergenza oppure della cosmesi, che come magari ci diceva anche Lucia, hanno tenuto un pochino meglio, cioè vi dicevo ovviamente rispetto ai canali. Ovviamente magari poi nella questions and answers possiamo toccare anche altri settori andando avanti, ovviamente invece nella disaggregazione geografica vediamo che abbiamo insomma una certa eterogeneità. È il messaggio che io ho passato all'inizio, che nel 2021 per l'intero export italiano di beni noi potremmo avere un recupero se non totale pressoché. C'è una certa eterogeneità sui settori che abbiamo coperta, c'è una eterogeneità che forse è ancora più forte a livello geografico. Velocemente, a livello di aree geografiche, fondamentalmente le due aree che tireranno di più, sia per il minore impatto negativo quest'anno, ma anche per la forza della ripresa l'anno prossimo, sono l'Asia Pacifico, o meglio l'Asia più orientale, questo non ci sorprende, Cina in primis. La ripresa è già partita, lo iniziamo a vedere già nei dati, anche quelli di oggi pubblicati da Istat, ma ci sono anche altri mercati, le proporzioni, nel senso per quanto pesano per noi, come il Vietnam, che vediamo molto bene, oppure la Corea del Sud e il Giappone. Nei mercati più vicini a noi, nell'Europa emergente, vediamo un buon traino, ovviamente, da mercati come la Repubblica Ceca e la Polonia, non sono mercati banali. Siamo quasi 13 miliardi di euro di beni, e poi andando ancora più est nei paesi nordici, insomma, un buon traino della Russia. Un po' più altalenante il quadro di Europa avanzata e Nord America, dove fondamentalmente in Europa avanzata abbiamo un buon traino della Germania, sarà un mercato di prima ripresa, qualche incognita sulla Francia, anche se non stanno così male, male, peggio invece i mercati spagnoli. Nord America, sugli Stati Uniti, ovviamente è chiaro che nel 2020 l'impatto sembra forte, però il dato anche ai 7 mesi ci dice che stanno andando abbastanza bene, nonostante siano indietro, anche dal punto di vista della crisi sanitaria degli Stati Uniti, ci hanno avvisato delle riprese. Rimarranno invece indietro un po' l'Africa subsahariana e l'America Latina, qui ci sono anche un po' più di cautele sulle nostre previsioni, perché in America Latina la diffusione dei contagi è stata ancora molto forte, in Africa subsahariana non abbiamo avuto una forte diffusione, ma sappiamo anche ovviamente le caratteristiche peculiari di questo subcontinente, che nel caso ovviamente di contagi lo renderebbero più esposto e meno reattivo dal punto di vista sanitario. Ecco, io magari Mariangela mi fermerei qui se c'è. Sì, Alessandro, assolutamente ci hai fatto anzi ti ringrazio perché siamo riusciti in breve tempo a recuperare anche un po' di tempo dai primi minuti. Alcune domande in chat molto interessanti. Uno degli ultimi punti che hai toccato riguarda l'America Latina. Abbiamo un'azienda che ci scrive in chat e che ci dice: noi abbiamo purtroppo avuto un blocco delle nostre relazioni commerciali con l'America Latina. Chiaramente l'approccio che questa azienda ha al momento è quello di non sapere se è il caso di continuare a insistere su alcune geografie in America Latina oppure se preoccuparsi del fatto che purtroppo la crisi pandemica potrebbe indebolire ulteriormente l'export italiano verso l'America Latina e quindi rendere quel mercato molto molto rischioso. Tu ci hai accennato che la velocità di recupero in alcune geografie chiaramente dipenderà anche da come evolve la pandemia Covid, l'emergenza Covid, però se vuoi aggiungere qualcosa su in particolare l'America Latina, diamo anche una risposta a questa azienda che ci ha scritto Volentieri, in ben chat. volentieri, io nella risposta distinguerei innanzitutto l'approccio di breve periodo da quello di medio lungo. Quindi diciamo nel breve, ovviamente come vi dicevo, le prospettive insomma, non sono particolarmente positive, non lo sono perché i principali due mercati, insomma, soprattutto il Brasile, ma anche in parte insomma, il Messico, sono stati abbastanza colpiti dalla diffusione della pandemia. E c'è una relativa incertezza. Oddio, l'incertezza riguarda un po' tutti i paesi, perché non si può dire che esista un paese, forse al di Grazie. là della Cina, che ne è uscito, e anche sulla Cina la cautela è d'obbligo. Però Brasile e Messico sono stati colpiti chiaramente da un'ondata, insomma, che è ancora ben
presente. Quindi nel breve è chiaro che questi due, che sono i mercati più grandi, diciamo sono dei mercati, non dico fermi, ma che vanno più a rilento. Io continuo a ritenere che nel medio-lungo termine, però, il potenziale di questi due mercati sono tanti, quindi se si è investito su di essi e si dà una buona quota di mercato, insomma, altrimenti di tenere i tempi un po' più stretti, fare ovviamente delle azioni un po' particolari, di mantenere le relazioni con i clienti, sapendo che il 20 sarà un anno duro, che la ripresa potrebbe essere più lenta. Nonostante poi il contagio sia stato abbastanza diffuso in tutti i paesi, ci sono dei mercati che sono un po' meno battuti dalle imprese italiane, in cui insomma potremmo avere invece una ripresa nel 21 migliore del previsto. Quindi riferisco a paesi come il Perù, dove i contagi è vero che si stanno diffondendo molto, però il paese insomma economicamente è molto più solido rispetto a quello che era anni fa, e quindi la ripresa potrebbe avvenire ad un ritmo. Le imprese italiane conoscono meno questo mercato, anche se hanno imparato a conoscerlo di più e alcune con soddisfazione negli ultimi anni, quindi io sicuramente insomma darei anche un occhio a questo mercato qui e in parte anche alla Colombia, considerando anche Cile, volendo stare su quelle che sono le notizie un po' più. Perfetto, Alessandro, mi scrivono proprio in tempo reale, io sto leggendo la chat, se stessa cautela, ma anche in un'ottica magari di ripresa, la zona del Nord Africa può essere considerata anche in questo caso un mercato, una geografia rispetto alla quale bisogna muoversi con una ulteriore cautela, oppure se possiamo in quella zona pensare ad una maggiore resilienza Sì, allora, dell'export qui italiano. diciamo in particolare in Nord Africa lo shock pandemico va letto non con una lente, va letto con 10 lenti almeno, perché fondamentalmente lo shock pandemico attecchisce in contesti diversi anche dal punto di vista degli sviluppi politici più recenti. Abbiamo un paese ovviamente come la Libia e che ancora versa insomma in condizioni difficili, quindi è chiaro lì non ci si potrà aspettare molto. Paese come l'Algeria, che invece più recentemente aveva iniziato ad avere delle difficoltà e che è un paese che è anche ovviamente legato agli idrocarburi, anche lì si farà fatica, e un paese come la Tunisia, che nonostante abbia cercato di fare ampi progressi verso la democratizzazione, si ritrova a vivere instabilità politica che di sicuro non aiuta di fronte a ciò. C'è da dire che alcuni di questi paesi, soprattutto la Tunisia, sono poi supportati dalle istituzioni internazionali. Però è chiaro, insomma, vedere in questi paesi una dinamicità forte in questo momento di domanda per i beni italiani è difficile. Cosa diversa un po' per il Marocco, dove i contagi non stanno andando bene, dove però fondamentalmente se la situazione dovesse essere posta sotto controllo entro quest'anno, parliamo di un'economia un pochino più dinamica, con una ripresa un po' più veloce l'anno prossimo. L'Egitto rappresenta un punto interrogativo, però devo dire, avendo rappresentato un punto interrogativo a lungo e negativo, in questo momento mi sento dire che lo rappresenta quasi. Perché il rimando che abbiamo è che è arrivato di fronte alla crisi con un'economia un pochino più sana e risanata e pare che stia Chiaramente Alessandro, puoi immaginare quando parliamo di geografie e quando sei tu a raccontarcele, molte delle domande toccano molti mercati. C'è un'azienda che ci dice quanto la Brexit può spaventare, in uno scenario dove si aggiunge un po' all'incertezza degli accordi tra UK e il resto dell'Europa, anche l'incertezza legata a quello che è l'evolversi della pandemia Covid. Quindi, quanto queste componenti insieme creano un mix esplosivo che intimorisce un po' le aziende che esportano o che sono comunque interessate al mercato anglosassone. Sì. Quindi cercando di essere telegrafico ti passo questa e chiaramente un'altra domanda che non poteva mancare, c'è un'azienda che dice Stati Uniti. Ci siamo, ma il punto interrogativo Trump, quanto deve spaventarci l'esito delle elezioni in America? Sì, allora. Però, ripeto, circoscriviamo proprio per il tempo che abbiamo a disposizione. Esattamente, no, se mi è consentita una battuta sul tema Brexit, ieri il Financial Times, rifacendosi ad alcune analisi che circolano sulla piazza londinese, ci parla di questo nuovo termine coniato, Brovid, no? Quindi forse la risposta che ti devo dare, Mariangela, tra Brexit e Covid, è chiaro che se inizi l'anno prossimo È bravo. un no deal Brexit senza accordo, che sembra purtroppo uno scenario assumendo probabilità di accadimento, è chiaro che abbiamo un mercato importante che può venirci a mancare. Venirci a mancare non nel senso che l'export va a zero, questo no,
però è chiaro in un contesto in cui la riduzione dell'export già quest'anno sarà forte per il Covid, insomma, quella ripresa che tra l'altro è abbastanza lieve e tenue nello UK per l'anno prossimo potrebbe svanire. Questo per una serie di motivi, di domanda, di offerta, per il fatto che si andrebbe sotto le regole della WTO, lo UK rimetterebbe dei dazi verso la UE che andrebbe a colpire alcuni particolari settori italiani che tra l'altro trovano un mercato UK, sono un buon mercato di sbocco. Faccio un esempio tra tutti, la negli Stati Uniti, come leggere il quadro di Trump. Ma io ripeto, insomma, gli Stati Uniti diciamo stupiscono a volte per la flessibilità della loro economia. È chiaro che però il termine incertezza che ci arriva dall'altra sponda dell'Atlantico è importante. Qui parlo di incertezza non tanto riferendomi a un'eventuale vittoria di Trump, ma mi riferisco a quello che viene definito uno scenario più rischioso in questo momento, sia la vittoria di Biden, ma per un margine non tanto elevato, tale da consentire a Trump di mettere su un non riconoscimento del vincitore. Ecco, quello sarebbe lo scenario. Forse non è lo scenario a maggiore probabilità di accadimento, ma ecco, di quello scenario lì avrei paura. Una vittoria più netta di Trump o più netta di Biden dovrebbe attenuare questa incertezza, ovviamente una mia opinione. Se no, però penso che sull'export italiano non dovrebbe andare a incidere più di tanto sul breve. Sul medio lungo rimangono tutte le questioni relative all'approccio multilaterale agli scambi globali. Perfetto, grazie, grazie Alessandro anche per come sei stato telegrafico in questa risposta, in queste anzi risposte che non erano sicuramente facili da riassumere in pochi minuti. Uno dei focus principali della giornata di oggi, di quest'ora insieme, ossia quanto riteniamo che l'export digitale abbia rappresentato, come dire, una possibile strada di recupero, di ripresa per quelle aziende che si sono trovate a dover convivere con un immobilismo fisico, logistico, quindi chiaramente il digitale ha avuto un'attenzione diversa, anche un approccio negli ultimi mesi quasi, come dire, da parte di molte aziende, in alcuni casi anche poco strutturato. Noi abbiamo avuto aziende che ci hanno detto come possiamo mettere su una strategia di export digitale e farlo in maniera rapida, in maniera veloce, perché abbiamo bisogno di trovare un mercato di sbocco che in questo caso però sia supportato dalla leva del digitale. Ti chiederei magari di farci uno spaccato rispetto a quello che hai osservato tu sul mercato e che negli ultimi mesi hai analizzato anche con il tuo team e con l'osservatorio dell'export digitale col quale lavori, col quale collabori al Polimi. Senz'altro, volentieri. Come dicevamo, appunto, ovviamente anche in un momento di crisi, per fortuna, non ci sono sempre e solo ombre, ma esistono anche alcune luci. Sappiamo che anche in questo periodo, appunto, di crisi, di calo della domanda, ci sono alcuni settori, che sono anzi cresciuti in modo accelerato. E questo sicuramente è il caso, in generale per l'economia digitale, che ha avuto una forzata accelerazione, diciamoci la verità, probabilmente ne avremmo fatto anche a meno di questa accelerazione, visto quello che ci ha costretto ad arrivarci. Però, secondo molti, si tratta però di un effetto, positivo nel complesso, perché, questo ha permesso appunto di saltare tutta una serie forse di passi, soprattutto per un paese come l'Italia, che non è sicuramente purtroppo tra i più avanzati dal punto di vista della diffusione del canale digitale per fare vendite e acquisti. Quindi questo corso forzato e accelerato che ci siamo tutti trovati a fare nell'utilizzo del digitale in vari modi può avere anche alcuni riflessi positivi. E infatti quello che noi vediamo è che se noi guardiamo i dati, questo delle vendite tramite canale digitale è un ambito
che ha sperimentato tassi di crescita molto molto sostenuti negli ultimi anni, anche prima ovviamente della crisi attuale che stiamo vivendo, ma appunto un settore che è cresciuto a tassi molto diversi da quelli dell'economia nel suo complesso. Ed è oramai un mercato da cui risulta difficile stare fuori se si vuole avere una presenza sui mercati internazionali, soprattutto in alcuni paesi. Infatti, i dati ufficiali stimano che quasi 2 miliardi di persone hanno fatto acquisti online e quindi questi dati, molti dei dati fanno riferimento ai cosiddetti scambi B2C, cioè tra imprese e consumatori finali, perché questi sono generalmente un po' più semplici da rilevare, ma vi faccio presente che gli scambi tra imprese sul canale digitale sono di un ordine di grandezza ampiamente superiore rispetto a quelli dei beni di consumo. Quindi il fatto di avere che quasi 2 miliardi di persone hanno fatto acquisti online nel 2018 è un dato molto importante, ma gli scambi tra imprese sono stati molto superiori. Quindi questo ci dà una misura del fatto che questo è un mercato oramai non trascurabile per nessuna impresa. In particolare, sempre rimanendo appunto sulle vendite di beni di consumo, sulle vendite al dettaglio, oramai oltre un quinto delle vendite al dettaglio avviene tramite canale online. Quindi non usare questo canale significa giocarsi un pezzo di mercato non solo rilevantissimo, ma anche con tassi di crescita molto sostenuti. Come vedete, appunto, si parla di trilioni di dollari in termini di vendite, ma soprattutto con un tasso di crescita che prevede, rispetto a un paio d'anni fa, di poter arrivare a oltre i 4, vicini ai 5 trilioni di dollari già nell'anno prossimo. Quindi un mercato grande e un mercato molto più dinamico rispetto a molti degli altri mercati che conosciamo. E quindi questo è il motivo per cui crediamo che sia rilevante fare delle riflessioni su quello che chiamiamo appunto il mercato digitale. In particolare, questo è un mercato che è sviluppato in alcuni paesi cruciali per l'export italiano e quindi volendo esportare verso alcuni mercati chiave per noi, utilizzare anche il canale digitale è assolutamente importante. Noi vediamo che appunto sul mercato americano, il mercato statunitense, che è il primo mercato di sbocco per le esportazioni italiane al di fuori dei paesi europei, abbiamo che il peso delle vendite online è estremamente elevato. Non sorprende, gli Stati Uniti sono un paese ad alta digitalizzazione da molti punti di vista, i consumatori americani sono abituati a fare acquisti online. E quindi anche per quanto riguarda gli acquisti di beni importati, ricorrono frequentemente a questo canale. Può essere più sorprendente da un certo punto di vista la posizione della Cina, che pur essendo un paese che, come sappiamo, cresce a tassi estremamente sostenuti, è visto, perché alcuni indicatori possono anche suggerire questo, come un paese emergente, quindi ci aspetteremmo a priori una digitalizzazione meno attiva. Non è assolutamente così. In Cina, soprattutto per quanto riguarda le vendite al dettaglio, per quanto riguarda i beni di consumo, la diffusione dei canali di vendita online e dell'e-commerce è estremamente elevata. E anche qui sottolineo l'importanza per le imprese esportatrici italiane di avere un ruolo attivo su il maggiore mercato in termini di popolazione del mondo. L'Italia ha tuttora quote di mercato sul mercato, in Cina relativamente basse. In Cina si esporta troppo poco per quella che è l'importanza di questo paese e di questo mercato,
Uno dei modi per recuperare in termini di quote di mercato e in termini di volumi su questo mercato dell'Asia è anche utilizzare un canale che è diventato oramai prevalente per tanti consumatori cinesi. Con lo sviluppo, tra l'altro, di una classe media, in Cina, che pur avendo livelli di reddito più bassi di quelli che per noi è la classe media, ma che la rendono capace di acquistare e di apprezzare molti beni made in Italy, di segmenti anche relativamente di lusso, questo è un canale che diventa assolutamente cruciale. E poi ovviamente abbiamo l'intero mercato europeo, che per noi è un mercato fondamentale in tutti i comparti, verso cui esportiamo oltre la metà del totale delle nostre esportazioni. Anche questo è un mercato complessivamente abbastanza digitalizzato. Quindi rinunciare a sviluppare, a sfruttare il canale digitale significa inevitabilmente nei prossimi anni perdere quote di mercato e rischiare di perdere potenziali volumi di vendite. Quindi questo è assolutamente fondamentale. Come vi dicevo, in termini previsivi, queste sono ancora stime, l'area più dinamica è anche una delle aree in cui le imprese italiane sono un po' meno presenti, in particolare appunto l'Asia dell'Est, dove credo che sia fondamentale per l'Italia rafforzare il proprio posizionamento e le proprie quote di mercato. Quindi, anche per questa ragione, appunto, la conoscenza del canale digitale credo che sia fondamentale. E come dicevo all'inizio di questa chiacchierata, noi vediamo che nonostante la recessione mondiale, la caduta, del commercio mondiale registrata nei primi mesi del 2020 e il rallentamento dell'attività economica in tante aree, soprattutto quelle avanzate, ma non solo, noi vediamo che il settore digitale, i mercati digitali non hanno subito il contraccolpo che il resto dell'economia ha avuto. Infatti, vedete che in termini di traffico legato a scambi commerciali in e-commerce, i primi 6 mesi del 2020 hanno mostrato un nuovo record rispetto a quello che c'era stato in passato. Notate che all'inizio dell'anno vi era stata una caduta legata soprattutto alla Cina, la Cina che è il primo paese che ha registrato una diffusione seria della pandemia e ha registrato i primi lockdown. Vedete come si vede l'effetto Cina, della chiusura della Cina sul mercato digitale. Questo testimonia il peso che questo paese ha in questi mercati. Ma poi vedete che la reazione nel corso dei mesi seguenti è stata quella di un grosso recupero. Non solo ha recuperato la Cina, che come sappiamo peraltro è uno dei paesi che non perderà in termini di PIL nel corso del 2020, se verranno mantenute le stime che abbiamo attualmente, ma complessivamente, anche nei paesi che hanno registrato degli shock negativi di reddito e di PIL elevati, questo non ha affatto fermato le vendite digitali. Quindi, Lucia, posso questo. interromperti soltanto un secondo? Semplicemente perché il focus sulla Cina chiaramente è un focus che di per sé meritava un incontro, un momento a parte. Tu hai parlato di resilienza del mercato cinese, ci hai anche raccontato un po' quello che molte aziende italiane devono capire in termini di approccio al mercato, ossia che la Cina non è e non lo è già da un bel po' un mercato con un consumatore online non organizzato, non sofisticato, anzi, la Cina è un mercato che sempre di più dimostra di avere quella classe media di cui parlavi tu, che ha una conoscenza dei prodotti occidentali molto molto elevata e non parliamo soltanto del lusso e quindi di quei settori nei quali siamo abituati
abituati a immaginare un'associazione del Made in Italy per un consumatore asiatico. Quindi io ti interrompo solo per chiederti quali settori in questa, così rimaniamo un attimo sul focus Cina, oltre al lusso e quindi alla moda, al fashion, quali sono i settori che secondo te per il mercato cinese e per il Made in Italy possono, tra virgolette, garantirci una velocità di recupero su quel mercato? Quindi abbiamo dei settori che possono rappresentare un po' un motivo di approccio positivo alla ripresa? Beh, allora sicuramente per quanto riguarda la Cina e altri paesi emergenti, come appunto dicevi, i cosiddetti settori tradizionali del Made in Italy che avevano un po', diciamo, deluso le aspettative in alcuni anni, un po' di tempo fa, proprio anche per via della concorrenza che alcuni di questi settori subiscono da paesi nuovi esportatori in settori tradizionali, in realtà questi settori hanno molto recuperato negli ultimi anni proprio grazie a questo sviluppo di classi medie in Cina, ma non solo, anche in altri paesi emergenti che sono molto interessate all'uso di prodotti italiani, sia nel caso del lusso, ovviamente, come status symbol, ma non solo. Nel caso, per esempio, della Cina, esiste questa idea appunto di affidabilità e di sicurezza legata, per esempio, ad alcuni prodotti alimentari italiani, a prodotti per l'infanzia e a prodotti chimici e così via. Un'immagine di sicurezza, perché si tratta appunto comunque di prodotti provenienti dall'Europa, da un paese avanzato, che costituisce un plus nelle vendite verso questo mercato. Ma l'altra parte che è assolutamente importante per molti paesi emergenti, inclusa la Cina, è quello che già prima dicevo, è il settore importante dell'export italiano, ovvero tutta la meccanica. Si tratta chiaramente di settori complessi in cui esportare e in cui esportare online per certi versi è forse ancora più complesso, ma si tratta di settori che nei paesi emergenti ovviamente dove la concorrenza locale non c'è o non dappertutto evidentemente o comunque c'è in modo più limitato che nei settori tradizionali, evidentemente si tratta di settori su cui puntare seriamente, in modo chiaramente organizzato e strutturato, ma sono settori fondamentali. Parlando proprio di settori, quello che volevo appunto mostrare nella mia slide successiva è ritornare al discorso sulle vendite online, quindi il ragionamento che facevamo riguardava un po' tutti i canali di vendita, ma se ritorniamo specificamente al discorso delle vendite online, voi vedete che nel corso del 2020 tutti i settori hanno sostanzialmente registrato dei tassi di crescita positivi, anche settori per i quali non ci si aspetterebbe questo risultato, come per esempio gioielli e orologi. Ovviamente il settore che è caduto molto pesantemente con questa situazione è quello del turismo, ma gli altri settori complessivamente, vedete, hanno registrato anche dei risultati sorprendentemente positivi, anche per via di un effetto cosiddetto consolatorio di alcuni tipi di beni, tipo di food, in certi acquisti online. Proprio anche per consolarsi del fatto che magari alcune cose non si possono fare. Però al di là appunto di beni di consumo che come dicevo sono andati molto bene in generale nell'online e su questi mercati, ma lo sviluppo di piattaforme di scambio con imprese locali per la fornitura appunto di attrezzatura meccanica e di materiali di questo genere, anche questo è un settore che può sicuramente crescere moltissimo rispetto a quanto osserviamo fino ad ora. Oltre
Ovviamente, come io accennavo, però si tratta di una serie di opportunità che io credo sia fondamentale cogliere, ma su cui non ci si può improvvisare in modo troppo avventuroso. È molto importante, credo, ancora più nel caso del digitale che non nel caso dell'export tradizionale, mettere a punto una strategia corretta d'ingresso su questi mercati. E questo è ovviamente sempre importante volendo entrare sul mercato estero anche attraverso l'export tradizionale, ma lo diventa in modo particolare, quando parliamo del digitale, per una semplice ragione, che si tratta di un mercato, come dicevamo, in forte crescita, con grandi opportunità, ma anche un mercato in cui la concorrenza è spietata, sono mercati fortemente concorrenziali. Nel momento in cui io entro nel mercato digitale, ho potenzialmente a disposizione tutto il mercato globale, ma subisco anche una concorrenza molto elevata da parte di tutti i produttori del mondo potenzialmente. Quindi è sicuramente l'export digitale è sicuramente una scelta strategica da parte delle imprese che non può essere improvvisata, ma deve essere accuratamente selezionata. Per esempio, a cominciare dalla modalità di ingresso su questo mercato. Qui abbiamo riprodotto in maniera molto sintetica i principali canali digitali di ingresso sul mercato estero, ci si può arrivare in modi molto diversi. La cosa che è importante però, per esempio, tenere presente è che aprire un sito e metterci qualche immagine dei propri prodotti non è una strategia, ovviamente, di vendite digitali, perché la probabilità che il mio sito venga visto, se io non accompagno l'apertura di un sito di vendite a altre attività che mi rendono visibile, che rendono fruibile il mio sito, che rendono appetibili le mie vendite, la probabilità che un consumatore estero incontri il mio sito e decida di comprare da me, purtroppo è relativamente bassa, proprio perché abbiamo un livello di concorrenza e di competizione molto molto elevato. Quindi, come dicevo, è fondamentale, io credo, elaborare una strategia precisa, legata alle caratteristiche del mercato in cui si vuole entrare, alle caratteristiche del prodotto che si vuole vendere e che comprenda appunto non semplicemente la scelta del canale di vendita, che è una delle cose più importanti, ma non è sicuramente l'unica. Nell'osservatorio su Export Digitale del Politecnico, che oramai analizza e studia i comportamenti e le performance di molte imprese italiane che vendono online sui mercati esteri, abbiamo sviluppato appunto una serie di pilastri, come li chiamiamo di solito, appunto, che supportano una scelta strategica di entrare attraverso il canale digitale sul mercato estero. E come dicevamo, la scelta del canale commerciale da sfruttare è una, ma è solo una, come vedete in questa immagine, di tutta una serie di altre importanti scelte strategiche che rendono fruttuosa questa scelta. Se io voglio vendere online, ovviamente devo essere attrezzato con una logistica adeguata, perché in alcuni casi, se io vendo certi tipi di servizi, posso fare a meno ovviamente di problemi di consegna e così via, ma per la maggior parte dei beni ho bisogno poi di avere anche la consegna fisica e quindi non posso. Anche se il mio prodotto è bellissimo e i miei prezzi sono estremamente competitivi, io non posso giocarmi evidentemente i clienti sul mercato perché funziona male il sistema di consegna e di trasporto. Come faccio promozione del mio canale online? Dicevamo, questa è fondamentale in un mercato che è fortemente competitivo. Devo avere dei canali di comunicazione che devono essere adatti all'ambiente digitale in cui mi voglio inserire.
parlavamo prima, per esempio, della Cina, i canali di comunicazione sul mercato digitale cinese sono diversi dai canali di comunicazione che io posso mettere in atto in Europa o negli Stati Uniti. Quindi è importante capire quali sono i canali che fanno presa per rendere il mio prodotto visibile e appetibile. Occorre ovviamente avere all'interno dell'impresa qualcuno che segue questo mercato e che ha delle competenze di digitalizzazione. Quindi anche qui occorre, rispetto a quello che purtroppo osserviamo in molte imprese, sviluppare una conoscenza di questi mercati maggiore. Come dicevamo, l'Italia non è in prima linea nella diffusione del digitale. Io spero sinceramente che appunto uno degli effetti collaterali positivi, uno dei pochi, sia proprio quello di obbligare l'Italia a migliorare il suo livello di digitalizzazione, che non è solo infrastrutture, ma è anche appunto conoscenza di questi strumenti. Occorre Mi attrezzare. piace, Lucia, ti interrompo perché hai utilizzato il termine dell'obbligare, che sono sicura non è casuale, quindi mi ritrovo un po' in questo approccio dell'obbligare. Anche noi molte volte quando parliamo di necessità da parte delle aziende di acquisire un approccio analitico e strutturato all'export e quindi evitare il fai da te, molto spesso utilizziamo questa formula, quello di obbligare le aziende ad entrare in un'ottica di muoversi in sicurezza e di farlo con una strategia così come ci stai raccontando tu, per un approccio all'online che non deve essere assolutamente un approccio improvvisato. Scusami, ti ho interrotto, ma mi volevo richiamare questa parola. Vai, scusami. E gli ultimi tre punti che appunto fanno parte, secondo noi, di una corretta strategia riguardano ovviamente i sistemi di pagamento, che molto spesso nel caso di vendite online non possono essere tradizionali, evidentemente, anche se tutto è possibile. Noi abbiamo visto anche imprese che accettano pagamento cash alla consegna, quindi è possibile avere anche strumenti di pagamento estremamente tradizionali anche in un mercato così innovativo, però è chiaro che soprattutto in certi ambiti avere strumenti di pagamento un po' più avanzati agevola gli acquisti e quindi è chiaramente qualcosa da considerare. Ci sono aspetti legali e su questo vorrei soffermarmi un attimo, perché gli aspetti legali in questo mercato sono molto importanti e delicati, non solo quelli che già gli esportatori conoscono, legati allo sdoganamento delle merci, alla compliance con gli standard e la burocrazia del mercato di destinazione. Nel caso online ci possono essere tutta una serie di aspetti legali specificamente legati all'interazione diretta che tipicamente un'impresa può avere con i suoi clienti. Questo è un aspetto estremamente delicato ed estremamente importante, però, perché uno dei vantaggi, se sfruttato correttamente, del canale digitale è proprio di avere questa interfaccia diretta con i clienti, che salta tutta una serie di potenziali intermediazioni. Questo significa avere un database clienti che è tipicamente molto più ricco rispetto a quanto possa avvenire con l'export tradizionale, poter personalizzare le vendite, i prodotti, i messaggi di marketing e così via. Esiste quindi tutta una parte di gestione dei dati legati a questo canale, che è uno degli asset fondamentali dell'utilizzo del canale digitale, che ha tutta una serie di aspetti legali importanti che vanno considerati, ma che può veramente diventare uno strumento molto molto importante per rafforzare il proprio posizionamento sul mercato. Quindi tutto l'aspetto legato proprio alla gestione dei dati è un aspetto peculiare di questo Io mercato. ti interrompo solo un secondo.
Sì, ti interrompo solo un secondo perché nel frattempo ci stanno arrivando in chat molte domande e anche delle osservazioni interessanti rispetto ad alcuni punti che ci stai illustrando su quelli che sono gli step e quelli che sono gli aspetti centrali da tenere a mente in una strategia di export digitale. Quindi io alcune domande me le conservo per il Q&A e quindi te le passo dopo per il Q&A. Certo, Vai. ho lasciato per ultimo, non a caso, essendo appunto a un webinar SACE, le fonti di finanziamento, evidentemente, anche come altre forme di ingresso sui mercati esteri, evidentemente richiedono finanziamento delle strategie di ingresso e questo vale anche per il canale digitale, cioè lo sottolineo perché si può pensare appunto che non avere bisogno di aprire magari un negozio fisico implichi costi più bassi, a volte questo può essere vero, ma non è necessariamente così perché io devo comunque effettuare degli investimenti, come dicevo, di promozione del mio canale di vendita online, raggiungere i clienti, quindi anche un adeguato piano di finanziamento di questo ingresso è fondamentale e ovviamente appunto non potevo non menzionarlo essendo in questa sede. E mi fermerei a questo punto qui, Grazie, l'ultima grazie. la lascio solo visibile, ma non la commento e magari la riprendo con le domande eventuali su quello che hanno risposto le imprese italiane che rispondono ai nostri sondaggi come appunto osservatorio del Politecnico su quali sono appunto gli aspetti più complessi che si sono trovati a gestire nell'entrare sui mercati digitali. Come vedete, alcuni meno, altri diversi altri non pesano poco, proprio per, e questo lo sottolineo solo per dire che si tratta di una strategia, quella della digitalizzazione, che può dare grandi risultati, ma richiede appunto un'analisi complessa, delle scelte da fare. E mi fermo qua. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie Lucia. Lucia, ti chiedono se nell'ottica anche della strategia di export digitale che ci hai disegnato, se secondo te, quindi l'azienda scrive proprio qual è la sua opinione riguardo all'introduzione del Digital Export Manager nelle piccole e medie imprese e per quali aziende vede più opportuna questa figura. Quindi parlavamo prima di canali, in particolare questo canale, quanto può essere efficace per dare un push, una spinta all'export digitale di un'azienda. Grazie, io credo che questo sia un tema importante e avere un export digital manager possa essere veramente utile perché, come accennavo, in molti casi esportare tramite il canale digitale non è una semplice estensione delle esportazioni che conosciamo, ma richiede una serie di competenze specifiche. Che, no, che sono dal marketing alla logistica a aspetti abbastanza diversi. Quindi è possibile ovviamente avere in persone diverse magari queste competenze in un'azienda, però se si riesce ad avere una figura che le riassume in qualche modo in sé, questo sicuramente può essere estremamente efficace. Quindi questo lo dico perché appunto proprio sulla base delle interviste e delle analisi che abbiamo fatto alle imprese che utilizzano il canale digitale per esportare, abbiamo visto che in molti casi avere delle figure dedicate specificamente a questo canale è risultato davvero premiante. È chiaro che per un'impresa piccolissima avere qualcuno dedicato a questo canale può risultare complesso e oneroso. Però già per un'impresa di media taglia, questa è una scelta che paga in termini proprio di ampliamento dei fatturati e delle vendite, perché appunto, poter spendere delle competenze specifiche sull'uso del canale può essere molto molto importante. Come dicevo,
L'export digitale ha anche tutto un aspetto legato alla gestione di database che, per esempio, non è ovvio che altre figure aziendali possano avere, quindi credo che sia molto molto importante prendere in considerazione queste competenze. Grazie, grazie Lucia. Io colgo questo tuo spunto, ma lo faccio molto velocemente perché non abbiamo il tempo di approfondire, ma per quell'azienda che in particolare ci ha scritto, non abbiamo mai fatto export digitale, ci avete sconsigliato il fai da te, qual è il primo, step per, dotarci di una figura di digital export manager come, Lucia ha mostrato prima in quella slide nella quale riassumeva gli aspetti, importanti da tenere a mente. Sicuramente la componente finanziaria è importante, io vi ricordo che abbiamo fatto anche un appuntamento del ciclo di Ripartire Sicuri sulla finanza SIMEST, c'è una linea di finanza agevolata erogata da SIMEST che riguarda proprio l'e-commerce, quindi informatevi, chiaramente è una delle strade possibili da seguire, ma sicuramente avere un supporto dal punto di vista finanziario quando si decide di mettere su una strategia di export digitale è uno dei primi step da prendere in considerazione. L'altra domanda, ma è una informazione d'ufficio, mi chiedono se il rapporto export che Alessandro menzionava è scaricabile ed è presente sul nostro portale. Quindi Alessandro, lascio a te la parola, ma chiaramente la Sì, risposta è la risposta è affermativa. affermativa e non solo c'è una pagina dedicata dove si può scaricare l'intero file PDF. E poi ovviamente c'è sempre la consultazione dedicata gratuita del nostro sito Export and Risk Map, dove sono stati aggiornati tutti i dati con tutte le condizioni dell'export per tutte le singole schede paese. E la novità di quest'anno è che nella parte export abbiamo aggiunto un nuovo tool che chiamiamo Italy Map, dove non facciamo previsioni, ma dove andiamo a aggiungere i dati disaggregati che ISTAT fornisce in tempo reale in un modo facilmente fruibile per le regioni italiane, per le province, in termini tanti di quelli a maggior crescita e riteniamo, prendendo proprio gli spunti che andando in giro per gli anni per il territorio, possa essere uno strumento di facile consultazione e utile. Va bene, grazie, grazie Alessandro. Passo velocemente anche la parola a Lucia sulla questione del rischio perché ne abbiamo parlato, l'hai toccata prima, Lucia, in maniera molto, molto rapida, però quanto è ancora di più forse importante valutare la componente della rischiosità quando si decide di mettere su una strategia di export digitale. Sì, anch'io non posso che concordare con quanto è stato detto anche da Alessandro, che il livello complessivo di rischio è alto in moltissimi mercati e questo lo vediamo assolutamente. Abbiamo molte incertezze su come finirà il 2020 e su come andrà il 2021, perché ci sono una serie di questioni sanitarie, politiche, economiche che ancora non sono assolutamente chiare. Quindi abbiamo un elevato livello di incertezza che comporta come conseguenza una maggiore rischiosità. Siccome la componente che è cresciuta, ed è cresciuta in modo sistemico, credo, sui mercati globali negli ultimi 10 anni, è proprio l'incertezza, io credo che il modo per gestirla, oltre ovviamente a monitorare con attenzione le fonti possibili di rischio, come veniva suggerito, ma torno al punto un po' di partenza, è quella anche di cercare un po' di diversificare i propri mercati di destinazione e le domande a cui ci si rivolge. Io credo che il fatto di aver avuto due crisi economiche così pesanti nell'arco di poco più di 10 anni, cosa che nessuno degli economisti viventi credo avesse visto, perché due crisi di questa pesantezza così ravvicinate probabilmente non le avevamo mai sperimentate, ti ha insegnato proprio questo, che occorre dare peso a delle strategie cosiddette appunto di resilienza che sul lungo termine possono forse premiare di più anche in termini di profittabilità rispetto a strategie magari un po' meno costose, un po' più profittevoli a breve, ma con un livello di esposizione al rischio più elevato. E secondo me appunto la diversificazione dei mercati, dei canali di accesso ai mercati, è parte di questa diversificazione del rischio,
e di riduzione dell'incertezza. Io mi permetto solo di aggiungere che parlare di rischio vuol dire un approccio anche proattivo al rischio, quindi impariamo che conoscere e ritrovarsi in situazioni di rischio vuol dire anche prepararsi e avere le spalle coperte, come purtroppo ci è capitato di imparare in questi mesi. Molte aziende avevano un approccio purtroppo reattivo al rischio, invece dobbiamo munirci degli strumenti adatti ed essere pronti anche a scenari che magari sono meno rosei di quelli che speriamo di trovare. Allora, io vi ringrazio. Grazie, Grazie a grazie. voi. Buona Grazie, serata, grazie grazie. alle aziende che hanno partecipato, hanno deciso di trascorrere quest'ora insieme a noi.